Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale e stasera mi sono fatto il tè nell'acqua frizzante. Sapete una cosa? Fa schifo al cazzo. No, ho preso praticamente quelle bustine di tè che tu sciogli nell'acqua e diventa tè. 100%, solo che nell'acqua frizzante fa veramente cacare il cazzo. Comunque, è finito il colpo a paleto, ce l'abbiamo fatta e oggi riprendiamo il tutto da Trevor Phillips. La missione dovrebbe essere punto d'impatto, anche perché credo che sia l'unica disponibile al momento. Like, iscrizione, passate dal canale, tutto quanto, e noi andiamo a spaccare i culi a GTA 5. Non è vero, non spacchiamo i culi a nessuno perché siamo offline. Purtroppo è la verità. Mamma mia! Ho merito la medaglia d'oro solo per questo, cioè sono usciti benissimo. Col quad, mamma mia com'è sensibile sto quad. Comunque a casa di Trevor faremo punto d'impatto, ma mi sa che lo faremo di notte, che palle. No, c'è Tellaps, godo, anche perché l'ho sempre vista di giorno sta missione. Lui può entrare a casa di Trevor, tranquillo. Ron? Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or... That's... He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? No, quello c'è da dirlo, sì. La parte buona Trevor ce l'ha. Solo che per quello che è successo Michael non la tirerà mai fuori. You used to be able to manage heat, and now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Aye. Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor. The monthly train is coming for you. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. See? Talking of beautiful things. Yeah. Your Stockholm syndrome is very nice this time. Watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. What the hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus! Trevor c'è una rabbia interiore che è dall'inizio che lo dice, da quando si stava facendo la fidanzata di Johnny. Cazzato nero. Comunque adesso c'è da andare a seguire il treno, se non vado errato. Esattamente. Questa missione qua è quotata. Una volta vidi un video su YouTube, una volta, non so, è stato 10 giorni fa, in cui c'era una lista delle missioni più difficili di ogni GTA. A GTA 4 non ricordo cosa misero, ma non misero assolutamente la missione più difficile, che per me era assolutamente Three Leaves Clover. No, ora mi ricordo, GTA 4 misero Number One, che è la corsa con la macchina di Brucey verso la missione 20, che in realtà è una cazzata assurda. Quella missione è tipo fatta a primo colpo, vinta la gara senza nessun problema. E di GTA 5 ci mise questa qui. Ma io sto ancora cercando di capire come può essere questa la missione più difficile del gioco. Cioè, non ha senso. Ok. Bisogna usare le strade rialzate. Speriamo vada bene la prima. No! Io boion. Ok, non faremo 100%. Aspettare che passi il treno. Stop that train!
Questa. A posto. Oddio. Non era proprio la precisione delle precisioni, però ci può stare. Dai. Dai. Me sto sentendo male, Trevor. Arrivaci lì. Oh. Che bello qua che fa tutto da solo. Ora ammazza il conducente. There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just... Ok, acceleriamo. Let me know when you need me. Got it? Eat it. Be under that fucking bridge. When we go past Toledo Station, all of Meriwether's gonna be on to us. Ma se tipo accelero a manetta, che succede? Niente. Che bello, prima persona così. Aperta a tutta birra, ok. Se solo a GTA si potesse guidare il treno, cosa che a San Andreas si poteva fare, oltre al jetpack, a varie cose. Il bello è che certe cose le apprezziamo soltanto quando ce le tolgono. Faccio un esempio: GTA 4 massacrato da quando è uscito a quando è uscito GTA 5. E non si può fare quello, i soldi non si possono investire, non c'è un cazzo. Anche perché è uscito subito dopo, in realtà non subito, però insomma, in fase di elaborazione, gioco a New York, col fatto delle torri gemelle, capite bene che molte cose sono state lasciate indietro. E guidi le macchine, pare di guidare delle barche. Commenti così, però per quando esce GTA 5 capisci quanto GTA 4 era bello. Ok. Pistola P, granata, bomba d'esi. Vediamo se c'è qualcosa lì dentro. Ok. Perché non li ammazzi, zi? Fuori. Vai, fuori anche l'elicottero. Certo che potevi anche cascare da un'altra parte, eh. Vai, fuori un altro. Fuori uno, fuori due. Fuori tre e fuori quattro. Snipers are down. Falling man, woo! Boom. Tre elicotteri e due paracadutisti, wow. Fuori. E questo si fa così. Fuori uno. Fuori due. Non farò 100%, ve l'ho già detto. E questa sarebbe la missione più difficile del gioco, mamma mia. Saliamo su un dinghy, vai. Allora, cazzo fai, Michael? Qua è bello perché credo che ci sia l'opzione che tu puoi scegliere se essere quello che spara o quello che guida.
in caso calasse la vita. Siamo a posto. Si cambia. Quanto ti ci vuole per ammazzarlo? Per farlo saltellare? Quanto ti ci vuole? Hey, Em! Good thing you changed clothes! You couldn't have done this without that weird vest thing! Chopper! Right behind us! Oh! Get out of there! Ciao! Juice pumping through your glands. My glands are just fine. Without the crashing trains, exploding helicopters, and sinking boats. Volevo prendere gli uccelli, scusate. Ok, il peggio è andato. Non ho fatto saltare in aria tutte le cose, tutte le barche, ma vabbè. Wow, man, you work hard for your living. Boil it down for me. How much you think you make per senseless killing, huh? Couple nickels? Times are tough. Have been since we put you in the ground. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identity. You know, there was nothing for Brad's defense. Transport's taken care of. Ron's dependable, you see. Ok, addirittura i veicoli per la fuga. Wow. Nonzi, tu devi camminare in superficie. Voglio quel buzzone a sinistra. Oh, his and hers, huh? Because of your independent spirit. Hey, 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 hey! Niente. Hey. Solo prendere a te. Show me the loot. Cazzo. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job, fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Cosa? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs. Big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again. With Lester and Franklin on board. We can do this thing, T. This ain't no dream no more. Yeah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. Tutto questo per Patricia, mamma mia, la vecchia. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! A posto. Alla fine ce l'ha fatto prendere il buzzone rosso.
50. Meglio di CJ. Vabbè, sapevo che non avrei fatto 100, ma neanche 50. Va bene, noi ci salutiamo, aspetta. Tally's on the line too. Che cazzo sono finito, sì? Via! La sparatoria! Va bene, niente chiamata, ho capito? Che palle! Ok, allora io da qua vi saluto. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Dai. Niente, non ce la farà mai. Dalla vita non facevo il 50%, quindi dai, posso anche ritenermi abbastanza soddisfatto. Anyway, vi saluto. Grazie della visione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima. E cominciamo anche già a pensare in ottica sia al colpo Bureau che al colpo grande, quello finale. Grazie ragazzi, Dadri è tutto, ci vediamo alla prossima. Ah, Michael e Trevor devono ancora litigare.